uno pigregresso. Sono giovane, mi sono fatto le canne e non mi ricordo più adesso cosa devo dire. Rifacciamo. Raga, aspetta, siamo col cappellino all'indietro, siamo giovani. Felice regresso! No, io è vecchio. Yao! Yolao! Yolao, Yolao. È più sfigato di Hercules. È biondino, si trovava a Polonia. Biondino lo conosco, vai. Felice regresso! Ma fallo! Ma dai! Porco non cazzo, sei senti, giovane, si vede che non sei giovane. Giri col monopattino elettrico, fumi le sigarette coi brufoli, monopattino elettrico, cassa Bluetooth, volevo ascoltandoti comprarlo. Rondo, a palla, facendo brutto col monopattino. Raga, non potete far brutto col monopattino, ce la fate. Io mio cugino i risvoltini mi ho messo su col monopattino, mi dice ah sto cacciando incattato con 100 euro nuovo, ci ha già fatto la modifica, facci 120 l'ora. Senti, ma si attacca la roulotte al monopattino dietro, non per la non lo so. Senti, prima di partire ragazzi vi chiedo un like e un commento qua sotto quando avete visto la reaction, se vi piace. Ma vogliamo ricordarvi, tutto, mandateci i vostri trick col monopattino che li pubblichiamo su Instagram. No, sì. No, oh, sto in fissa. Se fate il trick più figo del monopattino su Instagram, no? E urlate questo è bello gli Arcade Boys, e poi con la sigaretta e mocca, ovviamente i brufoli, va benissimo. L'8 ottobre ragazzi esce il primo Fallitones Never Dies, questo contest che abbiamo creato noi per pubblicare gente molto brava che ovviamente non poteva uscire. Esatto. Lui è Jeremy, è il primo che uscirà ed è anche il vincitore del contest. Ve lo facciamo vedere, fateci sapere cosa ne pensate. Anche la porta di casa mi parla di te, oh, parla di te, oh. Nuvole gonfie di vento, risciasse l'isola, ma guardo il pavimento e poi parlo di te, oh, yeah. Perché sei la mia Ma hai detto che è amico di Neyma. È Neyma, ma non è vero. Ma poi... non senti il flow, che figata che è. Keta featuring Neyma Ezza, che non è Miss Keta e neanche Keta, ma è Keta e basta. Sì. Error freestyle. Quindi sarà un freestyle pieno di errori grammaticali, uguale a tutti gli altri. Sì, non vedo la differenza. Error, error. Guarda tutti error. Vabbè, sono diventati... cos'è? Matrix con i cosi giapponesi. Matrix. Grandi amiconi del ghetto, guarda che si ma sono perché abbracciati. Giapponesi non ho capito? Ma giapponesi col passamontagna. Dimmi. E Keta, che ne pensi di questa scena? Giuro questi mi fanno pena. Almeno chiavi stasera. Non è uno si informa. Sera una te puttane buttate in strada. Fatto fuori la lama passa montagna. La lama che papà. Buco male tra il carro armato M4 ti fanno l'assalto. Buco male tua madre. A casa Roma sa un pacco arriva Malaga. Benvenuti in Zamania. E Keta, che ne pensi di questa scena? Almeno ho capito che doveva tirare sul passamontagna per parlare. Non è un intro? Ah, sì, beh, la presentazione del disco forse. Ah, il disco di Jeremy che esce l'8. È un pezzo, boh, non so. 8-10, tutta gente esce 8-10. Ma cos'è? Però è più bella questa. Ma quindi ha detto che buca male tua madre. Buca male mia madre. E ha il coltello che fa pa 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 e pa. E che non chiava perché ci sono dei problemi. C'ha altri problemi oggi, tipo il coltello che spara pa. Sai le lame balistiche? Raga, abbiamo un filmato delle lame balistiche, ma non ve lo facciamo vedere. Ero pronto a mandarlo. E invece, sai che sono i coltelli quelli che vedi e parte la lama pa, pa, pa. Ah, figo. Sì. Ma perché sono rotti? Io ce n'avevo uno così. Ah. Ma è sto freestyle, ma l'ha lasciato un po' così. Era un minuto e mezzo in due. Quindi... presentazione, però. Ah, però il beat era molto morbido. Allora, se devo essere sincero al 100%, dopo aver sentito Fedez prima, il beat è stato veramente tutto... soffocato. Sì, sotto. Beh, meglio del cinema comunque questa canzone. La butto lì. No, a livello di qualitativo. Meglio di del mix. Cinema. Questo dici che. Ma io non ce la. Scusami, non arrivo a non questo doppio carpiato. Non ci arrivi. Sì, sordi. Senti, questa cosa qua è un buon pezzo di presentazione. Mm-hmm. Sicuramente per i ragazzi giovani che piace questo tipo di. Cioè adesso c'è sta nuova wave marocchino di Milano che fa brutto. Va bene. Marocchino di Milano, che comunque arabo, comunque anche ragazzi francesi, insomma, colonie francesi, tutta quella roba lì, no? Questa nuova inclusione, reclusione, per non dire incursione, a me piace molto. Cioè qualche anno fa avremmo, non so, pagato noi per poter riuscire ad avere questa multiculturalità, questo melting pot di culture all'interno di una scena. Il cultura che ti buca che... la mamma, non è una cultura che dicevo vieni a casa mia, ti faccio il tagine, beviamo il tè, siamo ben insieme. Questo. Cioè non è quella.
oh dai, te porti gli spaghetti, io faccio la ghettizzazione. Sì. C'è la ghettizzazione al contrario adesso. Diventiamo grossi, diventiamo famosi, ci facciamo un nome. Tu non è troppo esclusivo il nostro status. Che da un certo punto, se ci pensiamo dalla loro parte, posso capirlo, perché loro dicono: cazzo, per tutta la vita ci hanno schifato, ci hanno fatto. Adesso continua. E adesso che abbiamo questo, nessuno si avvicina a questa cosa che stiamo costruendo noi. E creiamo una più elitaria, no? Dall'altra parte mi dispiace, perché io, se penso a ragazzi della nuova generazione che potrebbero imparare molto dalla multiculturalità, imparano solo ad andare in galera a 14 anni. Bravo, spaventare. Cioè, causi una spaccatura, no? Sì. Chi ha paura di questo tipo di... e chi emula. Quindi il punto d'incontro, quelli che stanno in mezzo, è difficile da trovare. Ci sono, per carità. Che sono gli ascoltatori normali. Gli ascoltatori normali, che però diminuiscono sempre di più. Eh sì, perché già hanno già una bella fetta di hater nel grande pubblico loro. Perché se fai come Rondo, no? Che poi vai in Sardegna e succedono casini. Poi vai dall'altra parte, succedono casini. Neymar, no, perché ancora non è in quel sistema lì. Però questa cosa porta a quello. Le guerre che si fanno tra fazioni, qua ancora citano una Seven Zoo, è bello, Seven Zoo car armato, mi è piaciuto un sacco come idea, no? Fa male. Ma finché fai il rap, fai il rap va bene. Il fatto è che quando vai in giro a dire certe cose dicendo guarda che sono vere, e allora il ragazzino, per emulare il suo idolo, finisce a 14 anni a fare le minchiate, rovinarsi la vita, e magari rovinare la vita degli altri, perché sai, abbiamo letto, senza far nomi, che non ce ne frega, di uno di queste cricche qua, queste cricche, plurale non identificativo, che a 14 anni era già in mezzo a una strada, rapine, mano armata, pistole, cose. Questo è perché hanno solo ormai un tipo di mentalità, e purtroppo non è nemmeno colpa loro fino a un certo punto. Quando sei dentro non vedi altro, se non c'è nessuno che ti dà una guida. Sì, sì, se non hai una famiglia che comunque ti supporta, solo ti segue. La famiglia ci sono, magari ci sono, non riescono neanche a capire che cosa succede realmente. La famiglia, sì, perché, sì, però, per carità, lo sai, tuo figlio ha 14 anni, in estrazioni sociali anche basse c'è altro da fare in famiglia. Sì, sì, c'è da lavorare. Qua serve qualcuno che, quando hai prendi una coscienza di che cosa stai facendo, hai punti alti. Però io dico, ho detto la famiglia, perché già anche Neymar diceva: io comunque nel documentario che aveva fatto ero con mia madre, i miei genitori, vivevamo quanti eravamo in una stanza piccola, comunque per rispetto tornavo a casa presto. Se la tua famiglia ti sta dietro comunque, certo. Neymar è l'esempio. Adesso Neymar si è preso, dopo che ha litigato con gli Sbirri, ha preso questa wave ACAB malandrina, perché dice boh, basta, mi sono rotto il cazzo anch'io. Ma è comprensibile, però che non si mettono nei casini. No, io lo capisco benissimo. Spero non si mettano in casini questa gente e chi li ascolta, perché poi ti peggiora la vita. Casini, io te l'ho detto, ragazzi. Spero che ci sia, cioè, ve lo diciamo noi, che a me non mi danno il passaporto. Perché? Perché da ragazzino facevo i casini, da giovane facevo i casini, a 24 anni facevo i casini, e adesso non c'ho il passaporto, non posso fare un cazzo. Quando così. Si sbaglia, poi ci sono delle conseguenze. Raga, ve lo diciamo, poi ognuno fa le scelte per quello che è la propria vita e per come vede il migliore il futuro, e io non credo che loro non riescano a valutare. A un certo punto non valutano, soltanto quando sono lì e nessuno li ferma. Sei lì perché poi ti alzi la testa. Scrivete secondo voi qua sotto che differenza c'è tra la musica e la realtà e quali sono le conseguenze. Intanto vi rilasciamo il trailer di Jeremy, che uscirà l'8 ottobre ed è il primo fallito nel Never Dies. Ciao, voglio anche la porta di casa mi parla di te, oh, parla di te, oh, nuvole gonfie di vento, di chance.